Ciao, sono Mary Jo, sono una specialist in Indiba Active e oggi andremo a vedere insieme come Indiba può aiutarci nel trattamento della lombalgia, del mal di schiena. È una patologia molto comune e diffusa, la maggior parte di noi soffre di mal di schiena dovuto magari alla posizione lavorativa, sempre seduti o alla poca mobilità o a un'eccessiva mobilità. Andremo a vedere insieme come il dolore lombare può manifestarsi, quali sono i tipi di questo dolore alla schiena, come funziona Indiba e come Indiba può essere utile in questa sintomatologia e le indicazioni e le controindicazioni al trattamento. Esistono, come vi dicevo prima, differenti tipi di dolore lombare. Questo perché? Perché la parte della schiena, la parte lombare, è composta da 5 vertebre lombari, 3, 4 e 5, un osso sacro finale che è collegato alle ossa del bacino. Intorno alla colonna, quindi alla parte ossea, abbiamo dei muscoli laterali chiamati paravertebrali che sono molto forti, sono le due colonne che mantengono e danno il movimento maggiore alla zona lombare, e tra le ossa, quindi tra le vertebre, troviamo dei dischi intervertebrali che fungono da cuscinetti, perché avendo la vertebra una sull'altra ci dà la possibilità di muovere la schiena in tutte le direzioni. Quindi la patologia sarà muscolare se colpisce la muscolatura, quindi se c'è una contrattura del paravertebrale o del quadrato dei lombi, un'altra zona muscolare più laterale. Sarà articolare se c'è un deficit o una rigidità articolare, un'artrosi, o può essere discale, cioè quando questo disco qui, posto tra una vertebra e l'altra, si disidrata e diventa più piatto, o altrimenti si ha un'ernia, una protusione. E in caso ci sia una protusione o un'ernia, oltre che un dolore lombare, possiamo avere un dolore più periferico. Valeria, mi passi la colonna, per favore? Ad esempio, come vedete qui, abbiamo le vertebre che vi ho disegnato qui e i dischi intervertebrali. In questo caso, qui, potete vedere una protusione, un'ernia del disco. Se quest'ernia va a schiacciare questo filino giallo che vedete qui, si tratta del nervo, della radice del nervo, la sintomatologia non sarà più nella zona lombare, quindi in tutta la parte della schiena, ma sicuramente avremo una patologia più periferica. Se l'ernia però o la protusione non colpisce il nervo, ma va a comprimere altri tessuti, che possono essere anche i legamenti che troviamo tra una vertebra e l'altra, avremo una zona di dolore più specifica, quindi più lombare. Questi sono i diversi tipi di lombalgia. Ovviamente in base al tessuto e alla diagnosi che faremo di mal di schiena, di lombalgia, andremo a trattarla in maniera diversa. Torniamo alla tecnologia Indiba. Indiba è conosciuta anche come tecarterapia, quindi trasferimento elettrico capacitivo resistivo. Questo perché è una tecnologia che permette un passaggio di flusso di corrente nel nostro tessuto. Possiamo avere un effetto esclusivamente biologico, quindi senza dare temperatura, ma avendo solo l'effetto puramente elettrico del macchinario che lavora a una frequenza alta, si tratta di 448 kHz, oppure oltre all'effetto biologico possiamo avere un effetto, ad esempio in una lombalgia miorilassante, quindi se abbiamo una contrattura muscolare, un effetto termico, quindi il paziente percepirà calore durante il trattamento. Qui vediamo i due elettrodi, capacitivo e resistivo, le due differenze di modalità applicative. Quindi abbiamo l'elettrodo capacitivo, che è questo che vedete qui in alto, che è ricoperto da un materiale plastico, un poliammide, lo vedete più scuro, ed è un materiale altamente resistente. Questo fa sì che l'effetto del passaggio elettrico
l'effetto cellulare sia al di sotto dell'elettrodo, quindi nella parte superficiale del tessuto, e nei tessuti più acquosi, quindi la muscolatura ad esempio. Invece, l'altra modalità applicativa è il resistivo. Il resistivo è dello stesso materiale metallico della piastra di ritorno, che viene sempre applicata al contatto con il paziente per chiudere il circuito. Quindi abbiamo una placca, tessuto interposto e elettrodo. Il resistivo lo utilizzeremo nei casi in cui dobbiamo trattare un'articolazione, un legamento, un tessuto più denso. Quindi, se dovessimo pensare a un trattamento in un mal di schiena, possiamo utilizzare il capacitivo se vogliamo trattare la muscolatura lombare, paravertebrale, quadrato dei lombi, il diaframma, i muscoli respiratori sono molto importanti nei dolori lombari. Oppure utilizzeremo il resistivo in caso l'obiettivo di trattamento sarà trattare i legamenti e le articolazioni. I parametri di applicazione del trattamento sono variabili e sarà il fisioterapista che vi tratterà a decidere quali parametri impostare. La frequenza è alta, abbiamo detto, ed è stabile. La posizione dell'elettrodo attivo e della placca neutra che vi ho fatto vedere prima è fondamentale perché dobbiamo avere il tessuto al centro della geometria di trattamento. Il movimento, la velocità e la pressione dell'elettrodo varierà a seconda dell'effetto che vogliamo avere. Se vogliamo avere un effetto più di drenaggio, più superficiale, antiedemigeno, antinfiammatorio, andremo ad avere una pressione più superficiale sul tessuto. Se invece abbiamo bisogno di lavorare una contrattura muscolare, avremo sicuramente una pressione maggiore, una manualità di massoterapia più importante. La potenza è quella che possiamo variare attraverso la macchina e può avere un minimo e un massimo a seconda dell'effetto che il fisioterapista riterrà più opportuno per migliorare la sintomatologia del paziente. E il tempo di trattamento, la frequenza di trattamenti può essere bisettimanale, sarebbe l'ideale, fino alla risoluzione della patologia. Gli effetti quindi. In un caso di lombalgia e di mal di schiena, sicuramente l'effetto principale che avremo e che il paziente percepirà sarà la diminuzione del dolore e dell'infiammazione. Aumenterà il metabolismo e migliorerà il trofismo delle strutture, quindi dove c'è una congestione, una lombalgia cronica, sono tessuti sofferenti che hanno perso l'elasticità, noi vascolarizzando la zona andremo a ridare ossigeno e sangue in quei punti in cui non arrivava più come deve arrivare. Poi c'è una stimolazione di endorfine, il trattamento è molto piacevole, si riduce il dolore e possiamo anche avere un aumento del drenaggio cellulare, quindi nel caso di una lombalgia acuta, di un'ernia, di un'infiammazione articolare, andremo a drenare la zona. Controindicazioni al trattamento con Indiba sono gravidanza, pacemaker e processi infettivi attivi. E la perdita di sensibilità termica non è una controindicazione, ma è un'attenzione d'uso. Cioè, se il paziente non ha una buona percezione di sensibilità, non sente se c'è calore o no, il fisioterapista deve essere attento a utilizzare magari potenze più alte che il paziente, avendo questa perdita di sensibilità, non può percepire. Bene, vediamo in parte pratica come potremmo trattare una lombalgia. Irene, vieni pure. Mettiamo i guanti, pancia in giù. Perfetto. Valeria, mi passi il cuscino? Grazie. Poniamo un cuscino sotto la zona dei piedi per avere la zona lombare più in scarico. Avviciniamo la macchina. Perfetto. Andiamo a posizionare la placca neutra, che deve essere sempre a contatto con il paziente, al di sotto dell'addome. Tranquilla che è calda. Indiba ha un carrello che ci dà la possibilità di riscaldare la piastra, quindi rendere anche più piacevole il contatto con il paziente. Allora, facciamo una prima fase di capacitivo, quindi
andiamo a applicare crema e conduttiva e andiamo a trattare la muscolatura vertebrale, paravertebrale, quindi tutta la zona dolente, per avere un effetto miorilassante, decongestionante e decontratturante. Dopodiché, dopo aver preparato tutta la zona, dopo aver ottenuto l'effetto desiderato, possiamo passare all'elettrodo resistivo, che è quello che, vi ricordo, agisce più in profondità, più sulle strutture legamentose e articolari, e andiamo così a lavorare per bene tutta la zona articolare. In particolare ci soffermiamo sulla zona più dolente. Possiamo con il resistivo avere una terapia manuale, massoterapia più profonda, ci permette anche questo. Potremmo anche fissarlo nella zona lombare di dolore, dove magari percepiamo più restrizione di movimento, e andare magari a fare una leggera mobilizzazione per dare più movimento e liberare la zona. Sia un movimento attivo come può essere questo, o magari effettuare delle pressioni sulla vertebra per dare più mobilità alle zone sempre più restrittive. Bene, spero di essere stata chiara, di aver chiarito cosa è una lombalgia e le cause che possono provocare un dolore lombare alla schiena. E se volete seguirci sulla pagina di BaActive per vedere altri video e altre spiegazioni di altre patologie, ci trovate su YouTube. Grazie!